Siamo allo Showdown Parma, siamo in compagnia di Federica Guatteri, presidentessa e tycoon della sala e organizzatrice di questo grande evento. Il tavolo finale è alle fasi conclusive, abbiamo gli ultimi tre giocatori che si stanno contendendo i primi tre premi, le tre coppe, e io vorrei intanto avere subito le tue impressioni a caldo su questa due giorni che è stata secondo me molto importante, molto ben organizzata. Sì, abbiamo avuto un successo enorme, forse oltre ad ogni nostra aspettativa, grandi personaggi nel mondo del poker, siamo veramente molto contenti, anzi direi quasi commossi. Sì, adesso la Federica sta minimizzando, adesso vi leggo una piccola lista dei personaggi del mondo del poker che hanno partecipato a questo evento. C'era Giuseppe Dip, Luca Prospero, presidente di Assessoliere e capitano del Team Shark, Guidetti Daniele, pro di Ace Poker, Fabio Berti, Misha Marculè, Roberto Giacometti, Etna Filippo, Thomas Ferrari, Top Mage 53, uno dei migliori grinder dell'online, Charlie Enriquez, Filippo Torrini, ottavo all'ultimo remida al Casino Perla, Bizzo Scari, campione italiano di Texas Hold'em del 2007, e in incognito, ma non poi così tanto, Stefanini Fabiano, floorman del Casino di Campione, rappresentante alle WSOP per il TDA per l'Italia. Quindi direi dei nomi non buoni giocatori, ma direi nomi eccezionali. Importanti, molto importanti. Assolutamente sì. Fiera di averli avuti nella mia sala. E questo evidentemente te lo sei meritato organizzando questo main event su due giorni, con un grosso sforzo organizzativo, con un buy-in importante, comunque diciamo abbastanza impegnativo, in cui ho visto che tutti i giocatori comunque hanno dato veramente del loro meglio. E io ho notato una cosa di te, Federica. Dimmi. Ho notato che te tratti tutte le persone in maniera completamente differente, cioè tu li conosci tutti uno per uno e per ognuno hai una parola. Cosa vuol dire gestire una sala da tanti anni come te? Beh, sai, l'esperienza vuol dire tanto, perché noi siamo aperti, sarò un po' ripetitiva nelle cose, però noi siamo aperti da quasi 5 anni, perciò tutti questi giocatori sono tutti i miei clienti, nel senso che essendo aperta 7 sere su 7, non dico che tutte le sere siano qui a giocare da noi, ma quasi, perciò dopo tanti anni si crea anche un legame. Showdown, dico sempre che è una grande famiglia, perché credo che il clima che ci sia in questa sala non ci sia da nessun'altra parte. Io vado fiera molto di questo. Sì, io penso che tu abbia ragione ad andarne fiera, perché io era la prima volta che passavo qui due giorni con tutto lo staff e siamo stati veramente adottati, è stata veramente una bellissima esperienza. E oltretutto ho notato che nonostante si tratti di un circolo, una sala grande ma non esagerata, voglio dire, il tuo staff è impeccabile. Io ho visto floorman continuamente presenti sui tavoli a risolvere qualunque tipo di contestazione, dei dealer assolutamente all'altezza di qualunque casinò. Da dove deriva questa eccellenza nella qualità del tuo staff? Allora, io questo discorso volevo tenerlo per ultimo, comunque vorrei tanto ringraziare tutto lo staff Showdown, partendo dai dealer molto professionali, un floorman credo eccellente. Io che mi sono anche un po' sbattuta chiamando amici e tutto quanto, facendo un po' pubblicità, comunque ne vado molto molto fiera anche di questo. Un ringraziamento particolare ai blogger di Shark Evans, che veramente avete dato il massimo, due giorni massacranti, perché comunque sapete forse meglio di me che creare un evento non è una cosa semplice. Comunque è andata molto bene, complimenti a tutti e alla prossima. Sì, tu speri di cavartela così, ma non hai ancora finito. Intanto perché, va bene, da quando ho visto come tu sai organizzare un evento, io adesso so che se mi ammalo posso tranquillamente farmi sostituire da te. Poi volevo chiederti un paio di cose, cioè all'interno di quello che è la vita di un circolo. Io ho visto molta socializzazione e contemporaneamente ho visto molto agonismo, però tutto nell'ordine del massimo rispetto e della massima sportività. Come si fa a ottenere questo risultato? Ma guarda, io credo che le persone che vengono assiduamente nel circolo devono trovarsi bene. Perciò io dico sempre che Showdown, è vero che sia io che il mio socio Marco siamo che è un finalista tra parentesi. siamo noi gli organizzatori di tutto, però Showdown è proprio di tutti. Showdown è una grande casa, una grande famiglia dove tutti si devono trovare bene.
uno che sbarca la soglia della porta ed entra in showdown deve dire qui sono come a casa. Questo credo sia un po' il successo che abbiamo noi. L'ha detto anche Luca Prospero di Assassoliera, che era nostra ospite qui ieri sera, ha detto che siete veramente delle persone fantastiche. Io sì, lo ringrazio, ne abbiamo parlato, sicuramente faremo qualche tappa anche là da lui, e ringrazio soprattutto i ragazzi di Modena in questo momento tuttora molto triste, e sono venuti, ci hanno portato il suo appoggio, insomma Modena un po' nel cuore, perciò mi ha fatto veramente tanto tanto piacere. Ci concediamo un'ultima digressione, abbiamo tre finalisti sul tavolo, tra cui il tuo socio e co-presidente di Circolo. Sì, perché mi ha fatto lavorare e lui ha giocato. Mentre tu però ieri sfoggiavi un fantastico vestito rosso con un tacco 12 che rimarrà impresso nelle nostre memorie. La domanda che ti faccio è, visto il field che c'è in questo momento sul tavolo e l'agonismo che ci stanno mettendo, molta bravura o, concedimi il termine, altri culi? Non posso rispondere. Sicuramente sono persone che sculano facilmente. Naturalmente c'è anche un po' di bravura, diciamo la verità, soprattutto nell'ultimo periodo, perché tutti i mercoledì noi abbiamo una scuola gratuita di poker dove il coach Thomas dà degli insegnamenti non indifferenti. Chiunque volesse partecipare sempre ben accetto. Perciò un po' di bravura e un po' di fortuna. Bene, io vorrei che tu lasciassi tutte le persone che guarderanno questo video con una promessa. Io difficilmente faccio promesse, vivo molto il presente, però insomma credo che Showdown sia una bella forza di poker a livello forse regionale. Mi auguro soprattutto che la gente che venga a giocare, che ci sia stata ieri sera e che verrà in un futuro, si trovi bene, perché io credo che la cosa fondamentale sia questa, dove la gente deve andare per divertirsi, perché il poker sportivo deve essere assolutamente divertimento. E quindi la promessa è di farvi stare tutti bene. Grazie Federica. Grazie e ci vediamo alla prossima.